Ben ritrovati a tutti. Martedì scorso abbiamo avuto la possibilità di riflettere sul fatto che siamo tutti dei cercatori, siamo tutti in ricerca, ma è pur vero che mentre cerchiamo, con sorpresa, ci scopriamo cercati. Oggi, in continuità con la riflessione fatta la settimana scorsa, mi piace proporvi una riflessione su un'altra dimensione che caratterizza la vita di ognuno di noi. Non siamo infatti semplicemente dei cercatori cercati, ma siamo pure delle persone che attendono e mentre attendono si scoprono contemporaneamente attesi. Se ci pensiamo un attimo, però, ci accorgiamo subito, senza troppe difficoltà, che l'atteggiamento dell'attesa ai nostri giorni possiamo benissimo dire che non gode di buona salute. Attendere, insomma, non è di moda. Sapere aspettare è una virtù che solo in pochi riescono ad esercitare, talvolta eroicamente. Infatti, nell'epoca della velocità, nella quale siamo tutti quanti praticamente immersi e che risponde allo stile del tutto e subito, ogni attesa, se ci fate caso, è generalmente vissuta con evidente disagio. Ovviamente qui non mi riferisco all'attesa legata a circostanze a volte drammatiche e dolorose, come quando c'è di mezzo una esperienza di malattia, magari si è in attesa dell'esito di un esame diagnostico, ma spesso ad essere vissuti con palese insofferenza sono anche quei momenti legati alla vita di ogni giorno, come per esempio la fila d'attesa che si protrae all'ufficio postale, oppure al momento di pagare alla cassa di un supermercato, o ancora l'attesa che si protrae a causa di un ingorgo automobilistico. In questi casi, generalmente, a prevalere è l'ansia o il nervosismo. Invece, a ben pensarci, potrebbe essere utile approcciarsi a questi momenti di forzata pausa in maniera diversa, riuscendo anche a cogliere la necessità di dover aspettare come un'opportunità per fermarsi e osservare la realtà che ci circonda senza lasciarsi prendere necessariamente dall'impazienza o dall'agitazione. Proviamo a chiederci come possiamo riappropriarci della capacità di attendere. Il presupposto di base è rinunciare alla pretesa di ottenere tutto e subito. Ma per riuscire in questa ardua impresa bisogna essere capaci di saper attribuire valore al presente. Infatti, l'incapacità di vivere l'attesa e la conseguente perdita di pazienza sono spesso figlie di una tendenza tipica della nostra epoca, che è quella di proiettarsi completamente verso il futuro. Niente di più sbagliato. È chiaro che bisogna porsi degli obiettivi a lungo termine, ma coscienti del fatto che il loro raggiungimento prevede un percorso che parte da un oggi, da un qui e ora, che non dimentichiamolo mai, sono meritevoli di altrettanta attenzione. Vivere il presente, assaporando consapevolmente ogni singolo momento, ci consentirà di comprendere che ogni processo ha un suo tempo e che è fatto, infarcito, potremmo dire, di tanta pazienza. Ponendosi obiettivi realistici, porsi delle mete, sì, ma realistiche, definite, con tempistiche verosimili. Mi servo di un esempio.
Ad esempio, uno studente universitario può dire più che legittimamente: voglio arrivare alla laurea. Bene, ma è più che utile che si chieda anche: in quanto tempo e in che modo posso farcela? In questo modo quel giovane universitario impedirà all'impazienza e all'ansia dal risultato di sopraffarlo, poiché la grinta e il coraggio sono certamente delle virtù, ma solo se l'obiettivo rimane realistico. È importante poi riuscire a comprendere che fallire in una determinata circostanza non equivale ad essere sempre dei falliti. E ciò consentirà di essere più comprensivi verso se stessi e di vivere l'attesa di una nuova opportunità come un'occasione per scoprire o riscoprire aspetti talvolta inediti di sé. Per fare ciò è indispensabile allenarsi in continuazione a prendere le cose con la giusta calma, quella calma che è il frutto non della rassegnazione, ma della tenacia, tipica di chi è allenato a saper attendere e vive il tempo dell'attesa in maniera serenamente operosa. La vita poi ci insegna che se si corre troppo si rischia di perdersi il bello delle piccole cose, dei gesti semplici, della creazione lenta di qualcosa di importante. Fin qui abbiamo cercato di balbettare qualcosa circa la dimensione dell'attesa che caratterizza la vita di ognuno di noi. Parafrasando adesso la ben nota espressione che recita: finché c'è vita c'è speranza, che correttamente dovrebbe dirsi invece: finché c'è speranza c'è vita, si potrebbe anche esprimere così: fino a quando siamo ancora in attesa di qualcosa, o meglio, di qualcuno, è segno che siamo ancora in vita. In altri termini, se non attendiamo più nulla, siamo già morti. Ma è anche vero che prima ancora di attendere noi qualcuno, è qualcuno con la lettera maiuscola che ci attende, che è in attesa di ognuno di noi. E l'esperienza insegna praticamente che quando sappiamo che siamo attesi da qualcuno, è segno che qualcuno ci desidera e che pertanto stiamo a cuore a qualcuno. Fuori metafora, possiamo benissimo dire che siamo attesi da Dio prima ancora di essere noi in attesa di Dio. Badate bene, amici carissimi, che mi state seguendo, che non ci troviamo qui davanti ad una forma elegante di esprimerci. Non è neppure un semplice modo di dire, e nemmeno una ricercata formula retorica. Al contrario, custodire nel cuore la serena consapevolezza che siamo attesi da Dio perché da Lui desiderati e ardentemente amati, credetemi, è l'antidoto più efficace per poter superare con successo ogni insorgente forma di scoraggiamento. Ognuno può dire a se stesso: se sono atteso da Dio, è perché gli sto a cuore. E come non pensare in questo momento al padre della parabola, che non appena intravede da lontano il figlio scapestrato che decide di ritornare a casa, gli corre incontro e gli si butta al collo. Ciò può accadere solo perché il figlio che era scappato via di casa era atteso dal padre, che è il vero prodigo della parabola, prodigo di amore, prodigo di misericordia, prodigo di compassione. Siamo ai primi passi del cammino di Avvento,
iniziato domenica scorsa. E sappiamo bene che la caratteristica specifica di questo tempo liturgico è l'attesa del Signore. Auguriamoci di poter vivere questa attesa in maniera operosa e al tempo stesso grata. Operosamente in attesa perché anzitutto grati di essere divinamente attesi. Possiamo attendere il Signore che è venuto, viene, verrà, perché ci scopriamo amorosamente attesi da un Dio che non è rimasto in cielo a guardarci dall'alto in basso, ma è sceso in mezzo a noi, si è fatto uno di noi, fino al punto di fare sua la nostra morte, perché noi potessimo fare nostra la sua vita. E resta in attesa di essere riconosciuto, accolto e servito in tutti coloro che attendono un gesto di solidale vicinanza e di evangelica fraternità. Mi piace concludere la riflessione di oggi con una bella citazione di Dietrich Bonhoeffer, un coraggioso pastore protestante, morto in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Scriveva Bonhoeffer: nessuno possiede Dio in modo tale da non doverlo più attendere. Eppure non può attendere Dio chi non sa che Dio ha già atteso lungamente lui. Nel ringraziarvi ancora una volta per la vostra cortese attenzione, non mi resta altro che augurare a tutti di vivere ogni giorno in attesa del Signore. E se dovesse venirvi difficile, sappiate almeno che è Lui che per primo ci aspetta, perché gli stiamo davvero a cuore. Non da un po' di tempo a questa parte, né come ricompensa per qualche nostro eventuale merito, ma da tutta l'eternità e nella più assoluta gratuità. In attesa di Dio perché attesi da Dio. È questa la nostra identità più vera, che ci custodisce da ogni possibile amara inquietudine e ci aiuta sempre a sapere assumere l'umile postura di chi con rinnovato stupore si scopre atteso e senza mai stancarsi continua sempre ad attendere. Un fraterno grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata. Intanto vi do appuntamento, a Dio piacendo, a martedì prossimo.